Comunque, graditissimo ospite al Fippiglior Fest 2016 è Sergio Martino. Una domanda che ti faccio è questa: cos'è il cinema per Sergio Martino? Io il cinema nella mia vita ho avuto tante cose. Nella mia infanzia era tutto, perché in realtà nella mia infanzia andare al cinema era come stare davanti alla televisione oggi i bambini, insomma, ecco, quindi di conseguenza nei primi pomeriggi, anche all'età di 10 anni, io andavo al cinema, quindi questo incanto straordinario di quello che vedevo. Poi ho avuto la fortuna di vivere in una famiglia dove si è più o meno fatto il cinema da sempre. Il mio nonno materno è il regista che ha fatto il primo film italiano sonoro, Gennaro Righelli, che si chiamava La canzone dell'amore. Nella mia primissima infanzia abitavo nella stessa casa con loro, e praticamente con lui e con la mia nonna, e andavo a spiare quando facevo le riunioni di sceneggiatura, e ho questa immagine felliniana di questa stanza in cui, avvolta dal fumo, perché fumavano tutti come dei pazzi, non si sa bene. Per fortuna è una generazione che, se vedi i filmati di un tempo, non c'è nessuno, un individuo che non abbia sigaretta in mano, e di conseguenza che dava senso di quasi una dimensione onirica, queste nuvole di fumo che uscivano con discussioni tra questi sceneggiatori che facevano forse un film di mio nonno che era Abbasso la ricchezza o Abbasso la miseria, dei film che ha fatto nell'immediato dopoguerra. C'era anche Monicelli. È un mestiere che nella stagione che ho fatto io è stato straordinario, insomma, perché c'era una continuità, c'era il piacere di fare, il piacere anche di, in realtà ogni set era come farsi una villeggiatura, no? Dove tutti poi alla fine dicevano ci rivediamo presto, poi magari non ci si rivedeva per 5 anni. Hai fatto praticamente una filmografia per il cinema vastissima, conto quasi 50 film, hai fatto tutti i generi. Forse non c'è un horror, inteso horror come diciamo così, il film diciamo Quei zombie, di insomma, zombie, mostri, di sì. splatter, Sì, chissà. in realtà io dico, ho sempre amato differenziare, non sarei stato mai capace di fare come per esempio ha fatto Massima Parte Argento, sempre lo stesso genere di film, anche perché poi alla fine rischi di ripeterti, perché invece rigenerarti attraverso magari adesso un film giallo, dopo che ho fatto tante commedie, forse ho fatto tutto, non so se le ho fatte bene le cose, però insomma io dico, ho avuto il piacere di poter iperspaziare in tutti i generi, cosa che forse molti dei miei colleghi di quella generazione non hanno avuto l'occasione di fare, insomma. Nella vita, cos'è per te la paura? Cosa ti fa paura? Beh, tendenzialmente da bambino c'avevo sempre il problema dell'orco che stava nella cantina, quindi mi ricordo che mio padre mi raccontava, insomma, le favole che si raccontavano spesso e volentieri, anche nella mia generazione, erano insomma abbastanza, cioè, alcune volte anche truculente, e di conseguenza penso che il retaggio dell'infanzia sia la paura. Certo, mi è capitato in alcuni momenti, non so, di stare forse per uno stato d'ansia, che sono stato una volta in un albergo a Miami dove stava per chiudere, e io ero rimasto oltre il periodo delle riprese, io e un'altra persona, e mi ricordo a pensare che stavo al 12° piano e il mio amico stava al 10°, quindi c'erano 2 piani di differenza, soli in un albergo con il vento che soffiava. Mi ricordo che delle notti non ho dormito, forse determinato da uno stato d'ansia, perché ci avevo avuto anche dei problemi di salute in quel momento. Quindi diciamo da adulto, però certo, quando vedo una sequenza del mio film, i corpi presentano tracce di violenza carnale, della sequenza della chiave, che l'attrice chiusa nella stanza la fa cadere sul giornale, penso che quella è stata una bella meccanica di racconto che posso capire possa essere stata determinante nel successo di quel film. Di conseguenza la paura è anche l'ignoto, quello che c'è dietro l'angolo. Di paura alla mia età se ne erano tante, però comunque però tendenzialmente nella mia vita in realtà sono cercato di essere anche sempre abbastanza solare, nonostante appunto abbia anche fatto dei film che avevano dei contenuti di questo tipo. In fondo, anche quando giravo i film horror o gialli, il mio set era quasi sempre, non era diciamo, un tempio in cui si doveva pensare solo a far paura, ma spesso e volentieri si giocava molto a scherzare anche su quelle immagini che si sarebbero riprodotte, insomma. Il tuo prossimo film. No, i prossimi film non ne vorrei fare ancora tanti, ma tendenzialmente ho anche capito che tutto quanto ha un
della vita a un momento in cui bisogna rinunciare. In realtà io l'ultime mie esperienze sono televisive. Tornare al cinema a fare un film, forse riesco a fare un film a episodi tra tutti i registi cosiddetti tarantiniani, facendo 4 episodi di una mezz'ora per uno, 20 minuti per uno, in modo da poter fare un film, diciamo, horror, che mi piacerebbe molto ritornarci. Certo, le capacità distributive di oggi sono molto diverse. Io ho vissuto una stagione straordinaria, ma anche un pochettino l'imbarazzo di dire che la mia generazione è quella che ha avuto più fortuna nell'orbe terracqueo, insomma, perché in realtà abbiamo avuto tutto. Io ho avuto gli anni della mia infanzia, borderline con la seconda guerra mondiale, ho visto il boom economico in Italia, l'evoluzione di tante cose, ho avuto la facilità di entrare a lavorare senza problemi, ho avuto una pensione in un'età che, insomma, tutto sommato trovo assurda rispetto alle generazioni di oggi. Quindi io ho l'imbarazzo nei confronti dei giovani di dire che la nostra generazione, a torto o a ragione, ha avuto degli aiuti che nei giovani di oggi non, insomma, hanno molto di meno. Insomma, più recentemente sono stato invitato da Matteo Garrone alla De Paulis con lui, perché qua facciamo un rapporto di simpatia, e sinceramente entrare in quegli studi che oggi si chiamano Tibortina Studios, ai miei tempi erano i teatri di posa della De Paulis, dove c'era un sapore casereccio molto più affascinante per me, dove il ristorante della De Paulis era un modo per incontrare tanti amici, eccetera. Adesso vedo una generazione che non mi appartengono, e quindi ho detto, beh, ma io che c'entro più con questo mestiere? Grazie Sergio. Grazie a voi. Grazie mille.